Ma se questo è vero, allora, secondo voi, domanda che vi ho posto l'altra volta, sarebbe possibile per voi vivere il vostro quotidiano, in questo caso vivere il quotidiano o vivere un quotidiano che non parla mai di voi, parla sempre di altro da voi, della profondità che sempre c'è, dell'accadere che sempre c'è e che è un accadere ben diverso da come se lo rappresenta la vostra mente. Pensate che sia possibile sostenere qualcosa che non parla mai di voi? No. Che non parla mai di voi, che parla sempre meno, possiamo dire, all'inizio di voi. Ma perché il parlare di voi quanto riempie il vostro quotidiano? Quanto riempie il vostro quotidiano il parlare di voi? C'è un momento in cui non parlate di voi? Quasi mai, anche perché quando parlate di altro, parlate in funzione vostra. Ed è possibile pensare che ciò che vi riempie nel parlare di voi possa essere veramente a poco svuotato e di questo svuotamento possa sorgere qualcos'altro? È concepibile per una mente? No, non è concepibile per una mente, è immaginabile astrattamente, ma subito qualcosa vi dice, eh sì, com'è mai possibile veramente? Ma finché voi coltivate il vostro quotidiano, per lo più malamente anche, coltivate il vostro quotidiano, com'è possibile che cominci a sorgere questo qualcosa che pian piano riduce il parlare di voi e tutto ciò che vi circonda comincia a parlare d'altro e si impone in questo parlare d'altro, sempre più si impone. Scusate, il parlare sempre di voi, che cosa vi porta? Cosa porta a voi? Il parlare sempre di voi, in qualsiasi momento badate bene, anche quando pensate e non parlate. Eccitare la mente. Eccitare la mente, ma non solo. Il protagonismo. Ma non solo. L'insicurezza. E anche l'insicurezza, perché quando parli di te si presenta anche l'insicurezza. La sicurezza, l'insicurezza, certamente. L'affermazione, la delusione, non importa, ma c'è qualcosa di più profondo che questo parlare sempre di voi vi porta, dal mio punto di vista ben povero, ma vi porta qualcosa di più profondo, più profondo nel senso più, come dire, legato a voi, consistenza. La consistenza, sì, la consistenza, ma soprattutto che cosa vi porta, un'occlusione fondamentale. Un'occlusione, vi occlude a qualcosa, vi libera o vi imprigiona questo continuare a parlare sempre di voi, che lo vogliate o che non vogliate, siete talmente abituati a parlare di voi che sempre il parlare di voi, intendo che il pensare, no? Torna in campo, vi libera o vi imprigiona? Ma perché vi imprigiona, scusatemi tanto? Perché fortifica le nostre strutture. Fortifica le vostre strutture e per tutto un periodo la via della conoscenza vi dice che è importante il conosci te stesso, che è importante esplorare ciò che voi siete, che è importante porre l'attenzione sui limiti che avete. La via della conoscenza non nega tutto questo, anzi per un periodo addirittura lo esalta, anche se lo esalta affinché qualcosa venga scalzato. Ma a questo punto davvero come dire, questo parlare, questo pensare, sempre centrati su qualcosa che vi riguarda, come fa a far nascere qualcosa che vi libera dalle conseguenze che questo comporta? E recitatemi un paio di conseguenze, sono semplici, no? Da recitare. Sono semplici da recitare le conseguenze. Sempre dover essere. Ti impone un dover essere. Ma soprattutto centrandovi sempre su di voi, che cosa produce? Cosa produce? Io oserei dire una stitichezza profonda. Non diventate mai sensibili a qualcosa che c'è già e che continuamente bussa, continuamente si presenta e non c'è
quel formarsi di una sensibilità che coglie poco a poco ciò che si presenta e che non parla di voi, parla di ciò che si presenta. Comprendete? Parla di ciò che si presenta e quel si presenta è un si presenta, cioè non è un si presenta perché narra ancora di voi, perché incrociando voi vi parla di voi, no? È un sì famoso impersonale, poi su questo esploreremo un po' cosa vuol dire quel sì impersonale. Ma più voi siete portati a esplorare voi, e quindi l'impersonale non c'è, ci c'è sempre voi, più in qualche maniera questa gabbia si rafforza. Non ho detto che la gabbia non si migliori, tra virgolette, no? Nel senso che voi potete scoprire, come dicevo prima, che diventate più altruistici, più attenti agli altri. Ma non è di questa attenzione all'altro che io sto parlando. Quando andiamo nella profondità della via della conoscenza, l'altro è qualcosa di assolutamente irriducibile a voi. È assolutamente irriducibile, nella sua irriducibilità mi parla di qualcosa di profondamente diverso che voi non potete agguantare mai e non potrete mai agguantarlo perché è quel qualcosa che costituisce la profondità che permea lui e che permea voi, se finalmente la smettete di porre al centro tutta questa magnifica, tra virgolette, sinfonia che parla sempre di voi, che dal mio punto di vista è una cacofonia.